Allora, buonasera, proviamo anche stasera a vedere di usare Blender per produrre delle mesh che possono essere importate su Second Life. Allora, come sapete bisogna andare su, al momento su ADT, che è la griglia di test, e i mesh sono delle specie di super sculpted che si possono usare per rendere in maniera più semplice degli oggetti di forme anche generalizzate, ok? Allora, siamo, dunque, per fare ciò proviamo a fare un po' di cosette. Quindi iniziamo cercando di trovare un disegno, un'immagine, per esempio su internet, di un oggetto che vogliamo fare. Nell'esempio di stasera cercheremo di fare un oggetto che abbia una simmetria cilindrica, quindi tipo un bicchiere, una bottiglia, qualche cosa. Ecco, la prima cosa, quindi dobbiamo avere un'immagine di questo tipo e la dobbiamo impostare come sfondo. Quindi immagine di sfondo, cerchiamo di aprire il dunque sotto il desktop, ad esempio abbiamo questo bicchiere di vini rossi, selezioniamo questa immagine, ok, e abbiamo quindi un bicchiere di vino rosso che vogliamo poi provare a fare. Quindi il nostro obiettivo è quello di fare praticamente la silhouette di questo bicchiere, quindi tracciare da qua, qua, su, eccetera, fino a qua, e poi fare anche l'interno, fino qua, 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 scendendo, eccetera, fino a qua, in modo tale che questo oggetto qua, questa sequenza, questa silhouette, poi una volta ruotata a 360 gradi ci produrrà, diciamo, questo oggetto. Ok, allora per fare questa cosa qua potremmo partire anche dal nostro cubo, perché il nostro obiettivo è il cubo, c'ha già dei punti, no? C'ha già delle mesh, ma noi vogliamo avere un cubo, cioè, che non adesso siamo in modalità oggetto, abbiamo qualche cosa che non chiamiamolo cubo, ma chiamiamolo ad esempio bicchiere. E questo bicchiere togliamogli tutte le mesh, quindi andiamo con tab, anzi scusate, da qua facciamo tab per andare in modalità edit, e poi facciamo cance e cancelliamo tutti i vertici del nostro cubo. Quindi vedete che adesso abbiamo questo punto rosa, non è un vertice, ma è proprio più o meno dove è posizionato il centro dell'oggetto, è una specie di anima del bicchiere che vogliamo andare a costruire. Quindi adesso per aggiungere punti dovremo poi premere CTRL, e ogni volta che premeremo CTRL col tasto sinistro del mouse aggiungeremo un punto alla mesh. È importante che sia ben allineata questa cosa, se non lo fosse, dalla finestra dell'immagine di sfondo possiamo cambiare l'offset in X e in Y, quindi alzare e abbassare il bicchiere. L'obiettivo è che questo cursore o i punti comunque che noi mettiamo siano perfettamente centrati col bicchiere. Questo semplifica di molto la vita. Ok, se non lo fosse, appunto, si può spostare, ad esempio così, spostandolo, vedete che si ottiene lo spostamento dell'oggetto lungo l'asse X. Torniamo a 0, che è l'oggetto che era la posizione, l'offset da cui eravamo partiti. Ecco, cancelliamo questa cosa e cominciamo ad aggiungere i punti. Queste qui sono le unità di Blender, che sono l'unità di Blender che dovrebbe essere in teoria rapportato tipo su un metro. In realtà, se voi usate Blender e poi fate l'export con l'ADA, verranno riportate a un centimetro per volta. Io comunque ho anche applicato una correzione al mio file di Blender in modo tale che invece di essere un centimetro viene riportato su un metro. Quindi, fatto così, questo qui diventerebbe un bicchiere alto 2, 4, 6, 8, 10, 12 metri sulla mia versione di Blender taroccata. Se lo fate voi invece vi verrà 12 centimetri, quindi è abbastanza piccolo. Comunque andiamo avanti, quindi cominciamo a mettere questi famosi punti che dicevamo. Quindi andiamo qua, dobbiamo essere in modalità edit, mettiamo un punto, ecco il punto. Ecco, togliamo queste barre qua, queste frecce che ci danno solo fastidio, così, e poi diciamo che il bicchiere parte con la base, poi sale su leggermente, aggiungiamo vari punti in modo tale da seguire il più possibile la silhouette del bicchiere.
Ecco, tra l'altro più preciso sono e più otterrò qualcosa di realistico, ma vedete che in realtà, anche se non sono perfetto, dovrebbe venire qualche cosa di interessante. Quindi arrivo in cima, poi faccio il bordino e poi torno giù per fare l'interno del bicchiere. Adesso qui l'interno tra l'altro si vede un po' di meno e quindi posso anche essere meno preciso, però l'importante è che arrivo di nuovo qua. Ok, quindi a questo punto noi avete visto che abbiamo, tra l'altro qui se poi ho sbagliato i punti posso sempre muoverli con, selezionandoli e muovendoli con, ad esempio questo punto qua selezionato, potrei aggiustarlo un po', ecco, lo metto lì e così via, quindi posso aggiustare, posso ingrandirvi eccetera, però va già bene così credo per quello che vogliamo fare. Allora, quello che vogliamo fare noi adesso è quello di ruotare tutto, quindi dobbiamo usare questo strumento che qui si chiama rivoluzione, spin in inglese, e dobbiamo però essere su una visuale che ci faccia vedere tutti i punti dall'alto, quindi dobbiamo andare, adesso siamo nella modalità XY, invece per vederlo dall'alto dobbiamo essere, ecco, in questa modalità che è XZ, e quindi tutti i punti li vediamo accavallati qua, dobbiamo averli tutti selezionati, quindi tutti gialli, ok, sono tutti gialli, sono selezionati, a questo punto dobbiamo fare la rivoluzione di 360 gradi e andiamo, facciamo 36 steps. Questi dati possono essere modificati, nel senso che 360 vuol dire fare tutto un giro, 36 vuol dire praticamente farne abbastanza tanti in modo tale da sembrare un cerchio perfetto. Quando siamo, abbiamo deciso questi valori, possiamo fare cliccare su rivoluzione e vedete che lui ha prodotto, diciamo, qualche cosa, cioè ha fatto tutto il giro di questi pixel. Selezioniamo comunque tutti, vedete, ok, sembrano buoni, ruotando l'oggetto vedete che è venuto qualche cosa che sembra anche accettabile. Ecco, una cosa che si fa quando si fa la rotazione, cioè lo spin, è quello di selezionare su mesh e verificare di, dunque, sui vertici, di rimuovere i vertici doppi. Ok? Adesso, ecco, questa è la cosa importante, facendo lo spin in questo modo lui dovrebbe aver fatto un tot di vertici doppi, quindi li ha rimossi, quindi vuol dire che ci è andata bene. Ora, prima di importare su Second Life bisogna ancora fare un po' di osservazioni, cioè bisogna vedere che le norme, allora innanzitutto cosa facciamo, andiamo in Object Mode, quindi è già bellino, proviamo a vedere se riusciamo a vederlo tranquillamente, quindi proviamo a vederlo shaded, cioè vediamo le varie opzioni per vederlo e vediamo se ci sono dei buchi o comunque delle cose, se non ci sono particolari cose dovrebbe venire bene, quindi oggetti di questo tipo sono buoni. Se invece provando a testurarlo, insomma a fare queste cose, vedete che ci sono delle stranezze, tipo che si vede colorato strano, vuol dire che le normali sono messe male. Allora, per vedere le normali si può vedere dalla modalità edit e qui sulla destra abbiamo il disegna normali. Allora, disegna normali è un sistema che vedete che aggiunge delle cose azzurrine, e queste cose azzurrine sono praticamente delle freccine che, se tutto va bene, devono tutte, di tutte le facce esterne come questo, devono uscire verso l'esterno. Aspettate, facciamo questo, ecco, così vediamo solo l'esterno. Allora, se ad esempio in questo caso vediamo che tutte le facce hanno un cappellino blu, diretto verso l'esterno e così anche l'interno, allora va bene. Se per caso invece non fosse così, e tanto si può tranquillamente in realtà invertire queste cose, perché c'è proprio un comando che permette di invertire le normali, quindi se, adesso vi faccio vedere cosa succederebbe se le normali non fossero giuste. Vedete che le normali adesso ci sono, ma sono verso l'interno. Se io visualizzassi questo oggetto, vabbè, adesso sembra normale, però le normali
vedete che non stanno spuntando, sono tutte rovesce. Questo vuol dire che poi in Second Life questo oggetto verrebbe visualizzato tutto strano, cioè come se si vedesse dall'interno. Quindi torniamo alla modalità, quindi siamo modalità edit, selezioniamo tutto e facciamo in modo tale che ricalcola i normali, ecco, gli facciamo ricalcolare tutte le normali verso l'esterno. Ok, vedete che le normali adesso sono verso l'esterno. Togliamo il disegno dei normali e quindi abbiamo praticamente il nostro oggetto. Passiamo quindi all'export di questo oggetto in formato con l'ADA. Per esportarlo è sufficiente che dobbiamo andare in modalità oggetto, questo. Facciamo file export, lo esportiamo in modalità con l'ADA. Ecco qua, dobbiamo accertarci soltanto, dunque mettiamolo sotto user Salazar, ecco, su Windows 7 deve essere per forza un direttore di questo tipo, altrimenti non lo ritrovate più, e user Salazar lo chiamiamo bicchiere 2, va? Perché ce l'avevo già, appunto DAE è la cosa, lo esportiamo come triangoli, only export selection, apply modifiers, e poi facciamo l'esportazione di questo bicchiere. Allora, se noi dunque facciamo export in close, ok, export successful, quindi a questo punto noi dovremmo avere il bicchiere esportato in DAE. Adesso apro Second Life e vediamo un po'. Ok, eccoci in Second Life, vedete, questi erano degli esperimenti per che farò vedere di qui a poco. Ok, sono adesso su Second Life con su Audity, ho aperto il mio inventory, vedete che qua sotto abbiamo aggiunge nuovo elemento e carichiamo un modello, e i modelli abbiamo visto che avevamo questo benedetto bicchiere 2, lo apriamo e se tutto è andato bene dovremmo vederlo bene. Ok, se è difettato, come dicevo, lo vedete difettato anche qua, e quindi è importante vederlo. Come vedete è già bello estetico, quindi è già una bella cosa, anche se adesso è piegato, quindi il fatto che sia piegato in questo modo vuol dire che probabilmente avremmo dovuto partire con una schermata diversa di Blender, ma va bene anche così, diciamo, non è un grosso problema. Qua sotto vediamo lo streaming cost, che sono più o meno i numeri di primi equivalenti. Per migliorare il streaming cost dobbiamo generarsi i LOD, vedete che si abbassa, quindi è diventato molto più leggero. Questo streaming dipende proprio dalla precisione con cui avete fatto il bicchiere, quindi adesso l'ho già fatto abbastanza preciso, non sempre c'è bisogno di fare questa cosa qua. Qui, facendo il generate LOD, lui genera tutta una serie di immagini di mesh a varie risoluzioni, quindi a livello molto alto, a livello medio, a livello basso, a livello bassissimo. Per sapere, noi di solito scarichiamo quella a livello più alto, che è quella che vediamo da vicino, ma altrimenti poi si può scaricare direttamente le varie versioni che vogliamo. Qui abbiamo generate normals, che è un po' il mestiere che avevamo fatto prima, cioè quindi anche quando si importa si può normalizzare le normali. Diciamo, vediamo solo le cose un po' per volta. Ecco, qui una cosa che dicevo in preview, si può vedere come si vedrebbe l'oggetto. Ecco, questo qui vedete è il livello da lontano, da lontanissimo la gente lo vedrebbe così, e questo è un po' il calcolo automatico che ha fatto lui. Se non ci piace questo sistema qua, dovremmo in teoria mettergli noi una mesh, e qui ci sono dei sistemi che poi spieghiamo. Quindi da lontanissimo si vedrebbe così, da un pochino meno lontano si vedrebbe così, da media distanza si vedrebbe così, e da il massimo della risoluzione è questo, che è quello che abbiamo visto. Affinché il bicchiere si comporti proprio come un oggetto fisico, quindi se andiamo a sbattere contro, dobbiamo anche caricarci le mesh che descrivono le collisioni. Normalmente spesso gli mettete la stessa mesh, perché la stessa mesh è quella che permette, cioè è quella più ovvia, più scontata. Quindi se voi vedete la mesh fisica è proprio lo stesso bicchiere, e quindi in pratica si vedono tutte le cose così. Ok, allora adesso se tutto è andato bene dovremmo poter riuscire a fare l'upload. Allora, facendo l'upload di questo bicchiere, bicchiere 2, tra l'altro è importante, il nome del bicchiere è lo stesso nome che avete dato in Blender,
quindi dovete riuscire a metterlo fin dall'inizio giusto, altrimenti poi ve lo trovate come empty mesh, come cubo nell'inventory, non capite più niente. Allora facciamo upload. Allora, se tutto è andato bene, se siete fortunati, se non ci sono problemi, vi dovrebbe aver caricato un bicchiere geometry come oggetto. E invece dentro ci dovrebbe essere anche un posto nelle mesh qua dove c'è il bicchiere geometri, ma vedete che c'è la piramidina. Questa qui, le mesh, ha un po' il ruolo che avrebbero le sculpted map, però a noi quello che ci interessa è fondamentalmente questo bicchiere geometri. Prendiamo il bicchiere geometri e proviamo a rezzarlo in World. Allora, visto che io ho usato una versione corretta vedete che è venuto un bel bicchiere grosso. Se voi avete usato la versione standard di Blender, probabilmente vi è venuto un bicchiere 100 volte più piccolo, minuscolo. Comunque noi prendiamo questo bicchiere e lo vediamo se riusciamo a ruotare. Quindi vediamo un po' se riusciamo, ecco. E quindi quello che stiamo facendo è di siamo riusciti a fare un bicchiere che si comporta perfino in un modo umano. Bellissimo bicchiere. E quindi con questo, diciamo, è terminato la sessione di questa volta. La prossima volta dovremo cercare di vedere come mettere delle texture su questi modelli tridimensionali. Ah, ecco, solo se ci riusciamo, vediamo un po' se riusciamo a vedere. Eh no, ma qui disturbo un po' il recorder. Comunque, ecco, dovremmo ci sbattiamo contro. E questa è la dimostrazione. È tutto per oggi, ci si sente la prossima volta. Ciao.